pomeriggio da Marco Ferrant, siamo ritornati a Trocenzio dopo la pausa natalizia con Di Finiato, con Andrea Cicerello, uno di noi arrivati in casa nostra di dicembre, e prima di giocare il ritorno del campionato Eccellenza Pugliese, sedicesima giornata, Novoli, con il calcio che sceglie 3-2, tanti gol, tante emozioni, prima a Novo Marzo si è con il Novoli, poi il pareggio di Palumbo per un calcio, uno pari, poi il 2-1 di De Poggi al 38esimo, il 2-1 del primo tempo, poi al 3-1 del secondo tempo da volée di Marzo, 19esimo, nel finale Mignona su punizione a corso di distanza, ma il Novoli resiste, stringe e porta a casa una vittoria che mancava da metà ottobre, 2-0 contro il Gardina. Andrea, una cosa molto importante, perché il nuovo dimostra carattere, grinta, voglia, ma soprattutto tanta, tanta tecnica in attacco. Certo, siamo un gruppo abbastanza nuovo per la Gardina. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme in questa pausa di Natale. Abbiamo tanto voglia di far bene, di salvarci, sia per noi che per la piazza. Una piazza che ha accolto con giubilo questa vittoria che mancava da tantissimo tempo, una vittoria importante con una diretta concorrente per la salvezza, che comunque è stata cosa molto rinforzata con i nuovi innesti, Mignona, Lucchini, che qualche anno fa ha giocato nel Taranto. Adesso il nuovo si è atteso a due trasferte molto importanti, la prima di est, la seconda a Taranto. Con quale atteggiamento il nuovo dovrà cercare di affrontare queste due sfide per raccogliere punti importanti per la permanenza a fronte di un campionato così equilibrato? Certamente la sfida di oggi è una sfida di valore, no? Contro una diretta concorrente. Possiamo uguale, noi andiamo a giocare lì con l'intenzione di avere un pieno, perché questa faccia è più possibile. Perché siccome gli obiettivi del mister, ci vediamo uno con l'altro e quindi lo pensiamo a fare della stessa. A posto del mister, mi ha sorpreso il giudizio in questo modo 4-2-4, che a livello nazionale è stato conosciuto quel modulo che Ventura voleva adottare per l'Italia, ma in maniera molto maldestra nella partita contro la Spagna, questa volta il Novoli. Nel caso il Novoli 4-4 si è rivelato funzionale, perché i due centrali d'attacco sono stati ben serviti su Western, che hanno lavorato molto sia in fase propositiva ma anche in fase di recupero. Per quanto mi riguarda veramente tutto, ci risentiamo a Trocenzio a fine mese per la gara contro il Casarano. Grazie a Cicerello per la disponibilità, auguri a tutti quanti voi, un ringraziamento speciale anche alla mia collega di Teleregione inviata Valentina Sigaro per l'onore calcio di scegliere, che durante forse mi ha raccontato la partita. Salutiamo un buon augurio anche i colleghi della televisione, calcio.it. Per quanto riguarda, ci vediamo a fine mese con la speranza di poter risalire sempre più. Ciao Marco Ferrante, buon pomeriggio.